Il fondo perduto è la rockstar della finanza agevolata per le imprese. I contributi e i finanziamenti a fondo perduto sono le agevolazioni più vantaggiose e più ambite dagli imprenditori italiani. Perché? Perché non li deve restituire. In questo video voglio aiutarti e farti capire bene come funzionano e come farteli ottenere. Seguimi in questo video. Partiamo ora dal contributo a fondo perduto. Può essere una vera e propria manna dal cielo, ma ci sono alcuni miti da sfatare, ovviamente. Siamo abituati a pensare solo alla parte bella, ossia che il contributo a fondo perduto non deve essere rimborsato in alcun modo. E questo è anche vero. Ma l'ente che eroga i fondi li versa nelle casse dell'impresa senza pretendere niente in cambio, e lì finisce tutto. In verità non funziona proprio così. Nella maggioranza delle agevolazioni il contributo a fondo perduto si riceve solo dopo aver effettuato le spese previste dell'investimento, ovviamente, dell'investimento oggetto del contributo. Quindi la tua impresa deve trovarsi in una condizione economica tale per cui è in grado inizialmente da sola di far fronte alle spese che devono essere affrontate per quell'investimento specifico. Inoltre le spese in questione sono quelle identificate come ammissibili al bando, al quale il contributo a fondo perduto fa riferimento. Solo in una fase successiva si otterrà il contributo a fondo perduto, un po' come una sorta di pagamento calcolato sulle fatture relative a quelle spese. Inoltre i finanziamenti a fondo perduto sono quasi sempre finalizzati ad un obiettivo specifico e a delle voci specifiche e individuate chiaramente, le cosiddette voci di spesa del bando. Quindi se nella tua testa hai l'idea voglio aprire un'azienda e voglio avere finanziamenti a fondo perduto per me, diciamo che l'approccio non è corretto. L'approccio corretto è avere sempre chiaro qual è l'investimento che devi sostenere, che può essere quello per la creazione di un e-commerce, della formazione per i tuoi dipendenti, per l'internazionalizzazione. Insomma, alcune voci devono essere valutate specificatamente per capire se sono assimilabili a un finanziamento a fondo perduto. I contributi possono essere di vario tipo, ma mi raccomando, prima di scoprire quali sono, iscriviti al mio canale YouTube per rimanere aggiornato su tutte le opportunità della finanza aziendale, oppure seguimi all'interno della mia pagina Facebook Giordano Guerrieri. Ma ora torniamo a noi e ai contributi a fondo perduto, andando a capire come possono essere suddivisi. Conoscendo maggiormente i finanziamenti a fondo perduto, dobbiamo capire che possono essere in conto capitale, quelli esempio erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea oppure dagli enti locali. Il sostenimento di un finanziamento a fondo perduto, anzi di un contributo a fondo perduto in conto capitale, è molto idoneo per quelle aziende che non hanno chiari alcuni passaggi e quindi è svincolato da spese specifiche da sostenere. E questa tipologia è indicata particolarmente e adatta ad aumentare i mezzi patrimoniali della tua impresa, oltre che, se necessario, a finanziare anche un progetto. Abbiamo poi anche i contributi in conto impianti, erogati per agevolare l'acquisizione di immobili e strumenti ammortizzabili. Sono agevolazioni a fondo perduto che nascono con un obiettivo ovviamente specifico. Si possono utilizzare sia per l'acquisto di capannoni, sia per la sostituzione di macchinari, per l'attrezzatura dell'azienda, insomma ce ne sono effettivamente di svariati. E l'obiettivo ultimo di questa agevolazione è quella di andare a supportare, quindi favorire gli investimenti e dare la velocità alle aziende per accedere a nuove risorse economiche. Non ci dimentichiamo ovviamente che ci sono altri e vantaggiosi sono i contributi anche in conto interessi, e ce ne sono di tre tipi da questa tipologia. Il conto interessi classico, che va a coprire parte degli interessi sostenuti con un finanziamento, che ne so, un finanziamento bancario utile per acquistare, per fare degli acquisti, gli interessi vengono ristornati. Ovviamente questo contributo viene sempre erogato a fronte di un finanziamento. In questo caso l'impresa ottiene il suo finanziamento, il suo prestito, in maniera vantaggiosa perché va a abbattere quasi totalmente il costo degli interessi che sostiene nei suoi canoni mensili. Un'altra opportunità
di un contributo a fondo perduto è quello ottenuto con il contributo in conto canoni, del tutto simile al contributo in conto interessi, nel senso che grazie a questa agevolazione l'impresa riesce ad abbattere il costo dei canoni mensili dei contratti, esempio di un leasing o di un finanziamento che è stato necessario per l'ottenimento di qualcosa, di un investimento aziendale. E terza tipologia è il contributo in conto esercizio. Questa tipologia mira indirettamente ad aumentare anche il profitto e il patrimonio dell'impresa. Prima di concludere, dobbiamo sempre ricordare che un contributo a fondo perduto è sempre vantaggioso, tranne in un caso, che se hai bisogno di liquidità immediata per i tuoi investimenti, non è sicuramente lo strumento e la tipologia giusta. Infatti, se questa è la tua esigenza, devi andare verso un finanziamento agevolato, che è una cosa un po' diversa rispetto al contributo a fondo perduto. Infatti, per finanziamento agevolato consideriamo quello erogato dalla banca, ma a fronte di un aiuto economico o è un sostegno pubblico, ovvero è una formula che risponde all'esigenza di fornire liquidità immediata di cui abbiamo necessità in relazione o meno di un determinato tipo di investimento. Se vuoi conoscere quali contributi a fondo perduto esistono per la tua impresa, scoprilo dettagliatamente nel link messo in descrizione. Ce ne sono moltissimi, come quelli erogati da Simest, dal Fondo Nuove Competenze AMPA, al Fondo Impresa Donna, insomma molte altre agevolazioni escono e usciranno nei prossimi mesi. Quindi quello che ti invito è iscriverti ovviamente al mio canale e rimanere sempre aggiornato, e non mi rimane che augurarti buona educazione creditizia e ci vediamo nel prossimo video.